Nicone, poi Sosa, il tiro di Fontolan fuori. Poi si affaccia il Torino, Casagrande, Venturin e la parata di Abate. Insistono i Granata con Casagrande che sfiora l'incrocio dei pali. Ancora il Torino, siamo quasi alla fine del primo tempo. Fusi, Scifo, Mussi, però guardate, tira debolmente Mussi e Abate para. Un corner per il Torino battuto da Aguilera, Casagrande, salvataggio di Shalimov sulla linea. Ecco. Nel secondo tempo, ancora Torino in apertura con Scifo, Aguilera e Casagrande che manda alto. Al quarto d'ora c'è un corner per l'Inter, respinge la difesa, Berti va a terra su intervento di Fortunato, l'arbitro dà il rigore all'Inter, e siamo al sedicesimo, Sosa spiazza Marchegiani e trasforma. Dunque in vantaggio per 1-0 l'Inter dopo 16 minuti. Il Torino si scopre e un minuto dopo c'è un cross per Fontolan che tocca debolmente in rete, inutile l'uscita di Marchegiani. Inter in vantaggio per 2-0, il Torino accorcia le distanze al 22esimo. Scifo, c'è però la deviazione di Paganin, dunque autorete, 2-1 al 22esimo. Reagisce il Torino, Aguilera, Fortunato, ancora Aguilera e ancora Fortunato che manda alto. Poi Poggi per Bruno, il cross di Bruno, Aguilera, fermato dall'uscita di Abate. L'Inter si rende pericolosa in contropiede con un tiro di Sosa. E verso la fine Mischia in area dell'Inter, il cross di Venturin per Bruno, che tuttavia sbaglia.